Ciao a tutti, sono Marco e vi do il benvenuto alla settima puntata di Omi Allena Casa. Un grazie va a tutte le persone che ci stanno seguendo e che continuano ad allenarsi con me. Vi rinnovo l'invito nel pubblicare i vostri allenamenti sulle vostre Instagram Stories e taggare Bonga Surf School e Canale 12. Grazie. Anche l'allenamento di oggi è strutturato in quattro fasi. La prima fase di mobilità e attivazione muscolare, la seconda fase di riscaldamento, la terza fase è il nostro workout. Vi anticipo già che per il nostro workout abbiamo bisogno di una confezione di acqua grande, due bottiglie singole e una sedia. Concludiamo con la quarta fase, che è la fase di stretching e allungamento. Quindi partiamo subito, mani sulle ginocchia, fletto leggermente le gambe. I movimenti sono lenti e controllati nella prima fase. Ok, cambio, avvicino i piedi tra loro, circonduzione, via. Parto dal centro verso l'esterno. Ok, e poi cambio verso. Lentamente, perfetto. Ok, divarico leggermente le gambe, vado giù, sposto il peso da una parte all'altra. Sempre lentamente, attivo le anche. Ok, cambio, vado su, porto sul ginocchio e apro all'esterno. Le mani stanno su, uno, due. Uno, due, via, altri due. L'ultimo. Ok, cambio, esterno, interno, via. Le mani stanno sempre su. Ok, l'ultimo. Ok, stop. Torsioni col bacino, via, uno, due. Qui inizio ad attivare le gambe, ok? Quindi gambe leggermente flesse, braccia alte, addominali attivi. Ok, stop, ancora cambio. Sto sul piede sinistro, circonduzioni, avanti, cambio piede, indietro, molto bene, ok, vado sul piede sinistro, via, cerchietti, avanti. Ok, cambio, indietro. Ok, stop. Via. Discese sui fianchi, lente. Ok, ancora cambio. Vado giù. In accosciata, poggio una mano dietro la schiena e cambio, uno e due. Ok, quindi alterno le braccia, spingo il corpo avanti e alterno. Ok, mi metto laterale così mi vedete. Prima braccio destro, spingo, attivo l'addome, rientro, uno, due. Ok, qui le ginocchia sono belle aperte. Ok, ancora cambio, appoggio tutte e due le mani. Ok, sedia, uno, due, quindi il bacino, spingo il bacino con le gambe oltre le mie mani, lo riporto su e spingo
bene verso la parte alta. Ok, quindi 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, prendo l'aria, butto fuori. E stop. Ok. Molto bene, adesso iniziamo con il nostro primo breve circuito che sarà da anticamera al nostro workout. Quindi eseguiremo tre esercizi in sequenza per la durata di 30 secondi l'uno per esattamente tre round. Quindi nel nostro primo breve mini circuito utilizzeremo già la sedia e la nostra cassa di acqua. Quindi sulla sedia eseguiremo delle discese su una gamba, quindi ci posizioniamo a circa un palmo dalla sedia e scendiamo con una gamba. Ok, quindi lentamente poggio, porto su, cambio gamba, vado giù lento, cerco di controllare la discesa con gli addominali per cambiare gamba. 1 e 2. Secondo esercizio, posiziono la confezione d'acqua in orizzontale sul pavimento, braccia tese, alterno le braccia. Ok, quindi 1, 2, 3, 4, sempre eseguo sempre il movimento lento, l'addome è attivo, alterno le braccia. Ok, il terzo ed ultimo esercizio del nostro mini circuito saranno gli addominali, quindi posso lasciare la cassa d'acqua come riferimento di fronte a me, posiziono il tappeto di fronte alla cassa d'acqua, da qui piedi larghezza spalle, vado giù con la schiena, salgo, ok, tocco la cassa dell'acqua, 1, prendo l'aria, butto fuori, ok, quindi siamo pronti, vi do qualche secondo per posizionare il tutto, intanto posiziono il cronometro, anche io sono pronto, quindi 30 secondi per esercizio per 3 round, 3, 2, 1, via! Importante qua eseguire la discesa lentamente, ok, quindi prima stacco, poi scendo con un piede, cambio, vado con l'altro, se riuscite tenete la gamba che sta staccata da terra tesa. Ok, ci mancano 3 2 1, stop e cambio, via, 1 2 3 e 4. Anche qui cercate di non basculare col bacino, ma rimanere sempre in tensione con tutto il corpo, quindi anche con i miei quadricipiti, gli addominali che schiacciano contro la colonna vertebrale. 3, 2, 1, cambio, vado giù, via, prendo l'aria, butto fuori. Secondi, abbiamo un recupero poi di 30 secondi, ancora 10 secondi, 5, 4, 3, 2, 1 e stop.
Ok, questo era il primo giro, ne mancano due. 20 secondi ancora di recupero. Intanto cerchiamo di recuperare, anche col fiato. Ok, 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, via. Se volete e vi viene comodo, potete tenere le braccia, quindi i gomiti, aderenti al corpo, ok? Questa discesa non è andata benissimo, quindi cerchiamo di controllare. Ok, 5 secondi. Stop, cambio, via. Anche qui potete alternare, se prima vado su con la destra, poi vado su con la sinistra e cambio. Ok, ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, stop, addome, via. Vi anticipo già che l'allenamento di oggi sarà breve ma molto intenso. Quindi ancora 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ok, ultimo giro. Quindi dicevo, sarà breve ma intenso. Come dico sempre a tutte le persone che si allenano e seguono i training, noi oggi faremo tre giri per mancanza di tempo. Chi vuole può aggiungere il quarto o addirittura anche il quinto. Ok, ci siamo quasi. 5, 4, 3, 2, 1, quindi sguardo avanti, gamba tesa, quella che rimane su, l'altra ci accompagna sulla sedia. Ok, prendo l'aria, butto fuori per non sbilanciarmi. Devo attivare l'addome, ok, deve essere sempre in tira. Ok, cambio, via. Ricordatevi anche in questo esercizio il bacino rimane su, non crollate e non basculate soprattutto, ma devo cercare di tenere la posizione stabile. Lavoro solo con le braccia. 3, 2, 1, cambio. Prendo l'aria quando la schiena poggiata sul tappeto e la butto fuori quando salgo. Ok, ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Come vi ho accennato prima, il circuito di oggi sarà breve ma intenso. Abbiamo 5 esercizi che eseguiremo per 45 secondi l'uno, con una pausa di 15 secondi tra un esercizio e l'altro per 3 round. Bene, primo esercizio del nostro workout, squat più spalle. Piedi larghezza spalle, recupero la mia confezione d'acqua. I gomiti sono aderenti al corpo, vado giù, piego le gambe, prendo l'aria, porto su distendo le gambe, distendo le braccia, ok? Di nuovo, uno, due, uno, due. Quindi vado giù, prendo l'aria, distendo le gambe, distendo le braccia oltre la testa. Ok, questo è il primo. Il secondo,
piegamenti sulle braccia utilizzando sempre la convezione dell'acqua. Quindi, per chi riesce, i piegamenti possono essere eseguiti con le gambe tese, per chi non riesce può appoggiare le ginocchia sul pavimento. Ok, bene, abbiamo il terzo. Il terzo sono gli affondi, che conosciamo già, però questa volta ci aggiungiamo una rotazione che faremo con le nostre bottiglie dell'acqua. Quindi conosciamo l'affondo normale, porto una gamba avanti, richiamo quando vado indietro. Questa volta faccio un passo, le bottiglie vanno dalla parte opposta, quindi della gamba piegata, ritornano al centro, ritorno su, due dall'altra, uno, due, su, di nuovo, uno, due, su, ok, uno, due, tre, su, uno, due, tre, su. Ok, il quarto sono i burpees, quindi piedi larghezza a spalle, vado giù in accosciata, poggio le mani, distendo le gambe, fletto le gambe e ritorno su, ok, giù, braccia, gambe, gambe, braccia e su, di nuovo, uno, due, tre, quattro e su. Quinto esercizio, la barchetta, che abbiamo visto nei primi allenamenti. Quindi poggio le spalle a terra e anche le gambe, ok, distendo le braccia, tiro sulle gambe, attivo tutta la muscolatura e oscillo. Ok, cerchiamo di tenere l'angolo che formano le braccia e le gambe. Chi non riesce può piegare le gambe. Ok, ...45 secondi di lavoro, 15 di recupero per 3 round, perché non abbiamo tempo. Ok, chi vuole può aggiungere il quarto. Bene, io sono pronto, il cronometro è pronto, spero siate pronti anche voi. Un consiglio per il primo esercizio: se la confezione dell'acqua dovesse essere troppo pesante, potrei sostituirla con le due bottiglie dell'acqua. Ok, siamo pronti, 45 secondi di lavoro, 15 di recupero che ci serviranno per posizionarci per l'esecuzione dell'esercizio successivo. Ok, quindi 3, 2, 1, via! Vado giù, prendo l'aria, butto fuori quando porto su l'acqua. Gli addominali sono sempre attivi, le braccia si distendono completamente oltre la mia testa. Ok, mancano ancora 15 secondi. Ricordatevi di mandare indietro il bacino, il ginocchio non deve superare la punta del piede. E stop, recupero, piegamenti, ok, 5, 4, 3, 2, 1, via. Anche qui, gomiti aderenti al corpo, prendo l'aria quando vado giù, la butto fuori quando distendo le braccia. Se non riesco, posso poggiare le ginocchia, se mi voglio riposare, posso riposare anche qua, ok? Thank you.
Ok, 5 secondi. Ok, stop. Terzo, affondi con rotazione. Ok, 3, 2, 1, via. Ricordatevi di respirare, sarete molto più performanti durante l'allenamento, ok? Non trascurate la respirazione, perché se no vi bloccate. Ok, ancora 15 secondi. Il ginocchio sfiora, eh? Non lo poggiate completamente. Il mio sguardo è sempre rivolto di fronte a me. Stop. Ok, recupero. 15 secondi e andiamo con i burpees. Poggiatura, eh? Mi raccomando, 3, 2, 1, via, mi sbilancio avanti, distendo le gambe, le dedichiamo, vado su. Braccia tese. Butto fuori l'aria quando distendo le gambe e le richiamo subito con l'addome. 10 secondi. Ok, stop. Quinto ed ultimo esercizio, la barchetta, odiata da molti atleti. Ok, distendo braccia e gambe e oscillo, via. Devo dondolare rispettando l'inclinazione, cioè non mi devo avvicinare con le gambe e con le braccia, ma tenere sempre la stessa distanza. Attivo i glutei, l'addome, le braccia sono tese. Chi non riesce a farlo così, piega le gambe. Ok, ancora 10 secondi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Ok, tra un round e l'altro recuperiamo 30 secondi. Spero stia andando bene. Oggi parlo di meno perché è un pochino più impegnativa, quindi ci concentriamo sull'esecuzione, sulla respirazione e sul controllo del movimento. Ok, 3, 2, 1, via. Cercate di controllare la discesa, di non salire troppo rapidamente. Quando sono stanco mi blocco in questa posizione, recupero e poi riparto. Prendo l'aria, butto fuori. Beh, che quest'estate sarete super allenati. Stop, recupero. Ok, piegamenti braccia. Tre, due,
uno, via. Oggi è dura, eh? Ok, ancora 15 secondi. Dieci. E stop. Recupero 15 secondi. Ok, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, faccio un passo, rotazione, ritorno, basso, rotazione, ritorno. Intanto che l'estate si avvicina alle porte, io rinnovo l'invito nel venire a trovarci nella splendida baia di Portoferro e provare il surf con noi, che vi accoglieremo a braccia aperte appena si potrà, ma siamo in procinto. E stop, recupero. Ok, burpees. 5, 4, 3, 2, 1, via. Cercate di combinare la respirazione col movimento. Secondi. 10 secondi. Sto iniziando già. Ok, stop. Sto iniziando a scaldarmi, eh. Ok. Ultimo esercizio del workout. 3, 2, 1, via con la barchetta. Anche qui la respirazione sarà un pochino più breve, perché i movimenti sono consecutivi. Ancora 15 secondi, la mollate, eh? 10 secondi, dai 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 che arriviamo, 5 secondi, stop, molto bene, 30 secondi di recupero, terzo ed ultimo giro. Ok, chi è allenato può aggiungere un quarto round, ok, noi per problemi di tempo non riusciamo. Ok, quindi ancora 5 secondi, 4, 3, 2, 1, si parte, via, ultimo giro. Ok, questo giro deve essere eseguito con maggiore attenzione perché siamo stanchi e per evitare spiacevoli problemini dobbiamo andarci più cauti. Ancora 15 secondi. Cinque. E stop.
Ok, 15 secondi di recupero e poi piegamenti. La mia cassa d'acqua mi sta per spaccare di tutto. Ok, 3, 2, 1, via. Ok, gambe tese, glutei contratti, addome attivo, braccia aderenti al corpo. 20 secondi. Dieci secondi. E stop. Yes. Ok. Affondi più rotazione. Si sente che sta arrivando l'estate dal caldo. Ok, 3, 2, 1, via. Discesa, rotazione. Ok, vi invito anche a taggarci durante i vostri allenamenti nelle Instagram Stories. Così vi vediamo. Le pagine sono Bongaser School e canale 12. 10 secondi. E poi stop. Ok. Ultimi due. Ultimi due esercizi. Ok, 5 secondi. 4, 3, 2, 1. Vado giù. Via. Ok, burpees si può eseguire in vari modi. Un'altra variante è questa. Scendo giù una cosciata, porto indietro le gambe, le richiamo e vado su. Quello che vi ho fatto vedere prima invece, vado in una cosciata, mi sbilancio avanti, porto indietro le gambe e ritorno. Ok? 10 secondi. Stop. Ultimo esercizio per oggi, la bacchetta. Recuperiamo ancora 3, 2, 1. Via. Qua non si molla più ormai, eh? Dobbiamo tenere ancora 30 secondi. Se non riuscite più a dondolare, state fermi, ok? Ma portatelo fino alla fine. Ancora 15 secondi. Duri, duri, vai, vai, vai. 5 secondi. Stop. Bene, recuperiamo un attimo. Due esercizietti di stretching e abbiamo finito. Bene, tre posizioni di allungamento. Appoggio il petto, mani all'altezza e oltre il mio petto, vado su e butto fuori l'aria. Cerco di allontanare le orecchie dalle spalle, aprire il petto e chiudere le scapole dietro. Da questa posizione porto su in posizione push up e spingo indietro. Ok, cerchiamo di appiattire la schiena, se non riesco posso piegare leggermente
mano in mezzo alle scapole e mi spinge verso il pavimento. Tengo la posizione, la testa rimane morbida. Ok, da questa posizione poggio le ginocchia sul tappeto e porto i glutei sui talloni e continuo a spingere. Cerco di rilassarmi, rallento la respirazione.